Buongiorno amici del mattino, rieccoci nella seconda parte del nostro mattino musicale. Siete in compagnia di Luigi Mussari e oggi in via del tutto straordinaria in compagnia di una giovane promessa della musica italiana che si chiama Daria Venuto ed è con noi in collegamento telefonico da Roma. Buongiorno Daria. Buongiorno, buongiorno a tutta Catanzaro e buon risveglio. Che voce squillante. Sì, sono di buona leva stamattina. A che ora ti sei svegliata? Alle 7:30, il tempo per l'intervista. Per chi non la conoscesse, vabbè, è una cantante, Daria Venuto è una cantautrice, esordiente, compositrice, pianista e dopo aver maturato anni di gavetta ha deciso ora di pubblicare questo suo primo album che si chiama Anima Daria. Prima di parlare dell'album, Daria, vorrei che tu ci facessi una breve presentazione, come si fa di solito nei talent. Chi è Daria Venuto? Beh, Daria Venuto è una ragazza semplicissima, appassionata di musica, sin da quando era veramente bambina, e di bambina parlo 2-3 anni, e mi ricordo mettevo i dischi, dal giradischi di mio padre da sola, già da piccolissima. E è una ragazza semplice, tutto qua, a cui piace tanto la musica. E poi ho iniziato a studiare il pianoforte quando avevo circa all'incirca 7-8 anni e dagli studi di pianoforte ho scoperto, diciamo, l'amore anche per la composizione, quindi crescendo intorno ai 15-16 anni, dopo avendo iniziato a fare delle serate live in giro per Roma, ho iniziato a scrivere le prime cosucce, quelle che si possono scrivere anche, sai, sul diario quando si è adolescenti. Crescendo ho iniziato a studiare un po' di fonia, ho fatto un piccolo studio di registrazione a casa e dopo anni appunto di gavetta ho iniziato a decidere di organizzare tutte le idee e raccogliere, diciamo, 10 brani e incidere questo primo album. Parliamo di questo album che io ho ascoltato con dovizia, proprio con attenzione, ma assicuro che sei un esordiente. Sì, nel senso, come cantautrice sono un esordiente sicuramente. È perfetto. Questo è il primo lavoro. Ma ti ringrazio. Sai, quando ti piace molto la musica e cerchi di rispettare anche te stessa, no? Quello che fai, cerchi di metterci tutta la buona volontà e le idee migliori che ti vengono in mente. Poi tante volte non è neanche, ecco, l'idea migliore o semplicemente l'emozione di un momento. Quindi ti ringrazio veramente tanto e del complimento, veramente per me è una gran sorpresa. E tutto qua. Parlaci un po' di questo album, come è venuto fuori, proprio dell'album, di sé, qualcosa di particolare, ecco, il contenuto, i contenuti dell'album. Sì, allora, per quanto riguarda i contenuti, io ho cercato di rimanere, insomma, aderente ai testi, anche per quanto riguarda l'arrangiamento delle canzoni. Un po' di tutto, è un disco introspettivo, nel senso è il primo lavoro, quindi parlo di cose che sento e le rapporto, diciamo, a quello, un po' alla storia e quello che mi è successo a me, quindi di conseguenza sono, ecco, brani molto introspettivi. E dentro c'è il mio amore per la musica classica da cui provengo e l'amore ovviamente per il rock e gli altri generi musicali, diciamo, moderni, a cui ho approcciato un pochino più da grande. Sicuramente il messaggio del disco è quello di sprono, quindi di fiducia in se stessi e quello che comunque una persona può crearsi giorno per giorno. Mi ricordo il primo brano che ho scritto e che è contenuto appunto nell'album, parla proprio di questo, no? Il fatto che comunque abbiamo la vita nelle nostre mani e dobbiamo cercare, insomma, di affrontare il domani sempre con una certa consapevolezza, essere concentrati su quello che facciamo giorno per giorno, perché il presente è veramente un dono. Questo è un po' il messaggio. E poi ovviamente si parla anche di amore, ma il mio è il romanticismo, oltre che nel rapporto tra uomo e donna, è un romanticismo prevalentemente anche di fiducia in se stessi, di rapporto col mondo e con quello che ci circonda. Quali sono i musicisti che hanno in modo particolare influenzato questa tua formazione artistica? Ne potrei citare veramente a milioni. Sicuramente il cantautore italiano che veramente
mi ha formato di più è Lucio Battisti, che sono ascoltata sì, da quando ero piccolissima. Avevo questo gruppetto al paesino di montagna dove ho passato tutte le estati di cui erano nativi i miei nonni. Lionese, un paesino del centro Italia che è sotto il Terminillo, e ascoltavo questa band che suonava tutti i pezzi di Battisti, ma non solo Battisti, anche Venditti, Vasco Rossi, diciamo un po' tutto, tutta la musica, il genere musica italiana. E poi crescendo ovviamente mi sono appassionata, ho allargato un po' le mie conoscenze, la mia cultura musicale. A me piace tantissimo, sono innamoratissima di Tori Amos, che è un'altra compositrice superba che io adoro, che riesce veramente a creare dei mondi immensi nelle sue canzoni, destreggiandosi comunque in questi tempi anche dispari che variano all'interno delle canzoni. Mi piace la musica come forma anche di libertà espressiva, e quindi per questo io l'ammiro tantissimo. Ormai è diventata una domanda obbligatoria questa qua, quella che sto per farti adesso, perché quando si intervista un cantante viene fuori sempre una domanda sui talent show. C'è chi li attacca, chi li difende, sì. Anche se a difenderli in verità sono in pochi. A te piacerebbe partecipare a un talent? Guarda, ti dico, io un talent lo rifiutai, ma quando ero giovanissima. E ti dico anche il perché, perché a quei tempi non c'era ovviamente tutta la promozione che c'è oggi, e quando tu partecipavi a un talent diventavi, diciamo, un po' un oggetto di commercio, no? Eri comunque nel mercato televisivo, a me sembrava più che un talent show, mi sembravano dei reality show più che altro. Dato che io amavo molto la musica e scrivere, ho preferito fare un altro percorso semplicemente. Ad oggi ti dico che purtroppo sembra l'unica via di promozione, ma io non credo a quello che sembra, e quindi sono convinta, ho continuato comunque a seguire dritta per la mia strada, e di conseguenza sono riuscita comunque a realizzare, concretizzare qualcosa. Ovviamente a livello di promozione, una volta quando usciva comunque un nuovo artista, veniva promosso a seconda dei canali che la casa discografica, l'etichetta o chi che sia si poteva permettere. Ad oggi è diventato che se sei talent ti promuovono, se non sei talent rimani un po' nel calderone di tutta questa musica indipendente, che io ti dirò brulica di talenti veramente immensi che poi la gente non conosce, che tante volte si perdono per strada proprio perché non hanno la possibilità di emergere, ma proprio a livello economico, nel senso che poi non lo sappiamo per promuovere un disco quanti soldi ci vogliono. Per quale motivo dovremmo comprare, ma soprattutto ascoltare la tua musica, Daria? Sicuramente perché non ha sovrastrutture ed è qualcosa di nuovissimo, è qualcosa, le cose nuove fanno sempre bene, diciamo, all'animo e alle orecchie. E secondo poi perché è un lavoro totalmente autoprodotto e di conseguenza aiutereste anche la musica indipendente. E terzo perché ha un messaggio bello positivo all'interno. Il messaggio positivo sono certo verrà ben recepito dal pubblico. Il nostro incontro finisce qua. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Daria Venuto, cantante esordiente, cantautrice e compositrice, anche pianista, alla prima esperienza discografica. Adesso direi che è arrivato il momento di ascoltare il brano guida dell'album. Anzi, facciamo una cosa, Daria, annuncialo tu. Allora, per tutti gli ascoltatori di Catanzaro e dintorni, vi presento il singolo estratto dal mio primo album, che è Sospesa. Ciao, ti auguro una buona giornata, tanti successi. Grazie, grazie anche a voi.